mister Roberto Venturato dopo Benevento Spal. Mister, si aspettava questa sera una prestazione così positiva da parte della sua squadra contro un avversario come il Benevento che lottava ancora per un obiettivo importante, il piazzamento playoff, e come aveva detto lei in fase di presentazione della gara, appunto, sarebbe stata una partita assolutamente non facile, ma prestazione positiva della Spal. Ma sicuramente abbiamo fatto una prestazione positiva. Credo che noi siamo una squadra che aveva le capacità di poter dare continuità dei risultati e soprattutto riuscire a vincere più partite di quello che abbiamo vinto nel girone di ritorno. Ci tenevamo a dimostrarci questo, soprattutto a noi stessi, e sapevamo che era una partita molto difficile contro una squadra molto forte e abbiamo fatto una prestazione estremamente positiva, quindi un grazie ai ragazzi che hanno saputo interpretare bene la settimana, hanno saputo interpretare bene la partita, hanno vissuto bene la gara in tutti i momenti, anche nei momenti in cui abbiamo dovuto soffrire per portare a casa il risultato. Per cui c'è da essere contenti sotto questo punto di vista. Per costruire un certo tipo di atteggiamento, di mentalità, si passa anche attraverso queste fasi qua, in cui magari qualche volta non si riesce, si prova ma non ci si riesce, e nell'ultima 2 giornate siamo riusciti a ottenere quello che magari speravamo di ottenere prima, però non abbiamo mai mollato e questa è stata la cosa estremamente positiva e la cosa che vorrei sottolineare e soprattutto dire un grazie soprattutto alla squadra, ai giocatori, alla società, a tutte le persone che hanno lavorato attorno, perché è un lavoro sicuramente di squadra e da parte in cui tutti hanno dato il loro contributo. Ecco, a questo proposito, a proposito di mentalità, dopo la vittoria di sabato e diciamo la salvezza matematica, non era scontato vedere una squadra in campo così determinata, così vogliosa di lottare. È un ulteriore attestato di maturità, di crescita mentale da parte della sua squadra. Ma questa è una cosa che ricercavamo, c'è stata una conferma importante sul campo, quindi credo che sicuramente siamo riusciti a ottenere quel qualcosa che ricercavamo prima, ma siamo arrivati alla fine, però ci siamo arrivati e questa è una cosa che mi gratifica molto. C'è un aspetto in particolare che l'ha soddisfatta della prestazione di questa sera di Biancazzurri? Ma siamo riusciti a tenere la squadra quasi sempre corta, questa è la cosa fondamentale. Poi in fase di costruzione, in fase di finalizzazione abbiamo fatto tante cose positive, non siamo riusciti a concretizzare magari con un gol in più nel primo tempo in cui abbiamo avuto più di un'occasione, però giocavamo contro una squadra davvero molto forte, perché Benevento è una squadra di grande qualità, di grandi capacità e a quali io auguro davvero di cuore di riuscire a salire e a vincere questi playoff, perché è una squadra che se lo merita. Però da parte nostra sicuramente c'è stata una prestazione positiva in tante cose, nel gioco e soprattutto anche nella capacità di soffrire insieme nel momento in cui magari il Benevento ha provato in tutti i modi di recuperare la partita. Come ha detto prima, complimenti a tutti i ragazzi per la prestazione, però non posso non fare una domanda sulla doppietta di Finotto, che arriva dopo un periodo anche per lui a livello fisico non facile, tante assenze forzate, una soddisfazione e una soddisfazione, possiamo dire, questa doppietta. Sì, Mattia purtroppo ha avuto un infortunio abbastanza grave dopo qualche settimana che era arrivato qua, ha dovuto saltare tante partite. È un giocatore sicuramente che ha capacità e qualità, lo ha dimostrato questa sera, lo ha dimostrato anche nelle scorse partite, sia quando è partito dall'inizio sia quando è entrato. Questa sera ha avuto la gratificazione di fare 2 gol importanti e se lo meritava perché ha lavorato tanto e sono contento per lui. Mattia Finotto al termine di Benevento Spal, questa sera una doppietta decisiva per questa vittoria. Dopo un periodo a livello fisico anche non facilissimo, un infortunio ti ha tenuto fermo ai box per diverso tempo. Quali sono le tue sensazioni a caldo? No, sono molto contento sia per la prestazione della squadra e quella personale per i gol. Comunque, appunto, arrivo da purtroppo un periodo prima al ginocchio l'anno scorso, dopo comunque ho avuto un altro infortunio alla coscia quest'anno e mi ha tenuto fuori un po'. Poi sono un giocatore che ci mette un po' a prendere la forma e quindi purtroppo sto iniziando a star bene adesso che è finita la stagione, però ci tenevo a finire bene.
e con una doppietta sono molto contento, insomma, perché anche per un attaccante sembra bello far gol e far gol decisivi. Questa sera si è vista una SPAL che davanti ha creato veramente tanto, tre pali, sei stato proprio tu a colpire il primo legno di serata. Ecco, un tuo parere su questa SPAL così spumeggiante questa sera, quanto ci tenevate a fare bella figura anche per chiudere così il campionato? Penso che comunque anche l'ultima partita col Frosinone abbiamo comunque fatto tre gol e creato, e questa qui sappiamo che è l'ultima partita, però volevamo finire bene facendo sia bella figura, ma comunque anche per onorare la maglia fino alla fine e per fare due vittorie di fila che ci tenevamo, che non era mai successo quest'anno, e siamo riusciti a farlo adesso. E quindi abbiamo creato tante occasioni, sì, e niente, peccato che c'è un po' di rammarico per le altre partite, forse quelle che non siamo riusciti a creare tanto, però ormai è andato così, dobbiamo guardare avanti l'anno prossimo. Intanto comunque siamo felici per stasera e per questa vittoria e per aver giocato bene. Una felicità personale forse anche ingrandita dal fatto che sappiamo a breve arriverà una nuova bimba in casa Finotto. Sì, infatti ci tenevo anche a fare gol per insomma dedicare un po' alla mia ragazza e alla mia bambina che dovrebbe nascere a breve, non vedo l'ora, e quindi appunto una doppia felicità, insomma, felicità.